Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Sorelle e fratelli carissimi, in questa 20ª domenica del tempo ordinario, per la 3ª volta consecutiva, stiamo ascoltando il discorso del pane di vita che Gesù fa ai suoi discepoli e alla popolazione che lo aveva seguito nella sinagoga di Cafarnao. Egli, in un qualche modo, sta dicendo alle persone: il pane di vita che voi consideravate la Torah, adesso sono io. Prima avevate la legge, adesso la legge io la porto a compimento. È attraverso di me che voi potete avere il pane della vita, il pane che vi regala la vita dell'Eterno, una vita che non finirà mai. Perché i vostri padri, nel deserto, mangiarono la manna che veniva dal cielo, ma che era un cibo per il corpo, ma poi morirono. Invece, se voi mangiate la mia carne, se voi bevete il mio sangue, non morirete mai, avrete la vita eterna. Fra l'altro, Gesù fa comprendere benissimo a quelli che lo ascoltavano allora e a noi che lo ascoltiamo oggi che la vita eterna non è una specie di liquidazione, di TFR, di trattamento di fine rapporto che ci attende alla fine della nostra esistenza, come appunto la liquidazione ci attende dopo la nostra vita lavorativa, ma è qualcosa che abbiamo oggi fra le mani, perché è oggi che Gesù si regala a noi e ci dà la vita dell'Eterno. Gesù, in un qualche modo, con noi, vuole realizzare un'alleanza sponsale. Dire «io vi do la mia carne da mangiare», «io vi do il mio sangue da bere», significa farci una dichiarazione d'amore e attendere da noi una risposta positiva a questa dichiarazione. Gesù ci dice «vuoi unire la tua vita alla mia?» come la sposa la unisce al suo sposo? E noi dovremmo dire «Sì, Signore Gesù, vogliamo unire la nostra vita alla tua proprio come la sposa fa con il suo sposo». Allora, mangiare la carne, bere il sangue, non significa diventare cannibali. Del resto lo avevano capito benissimo i suoi discepoli e gli abitanti di Cafarnao. Significa fare propria la vita che Gesù ci offre, fare propria l'esistenza totale di Gesù, senza perdere nemmeno una briciola del suo Vangelo, del suo esempio di vita. Assimilarlo completamente nella nostra esistenza. Del resto, in pochi versetti, per molte volte, Gesù ripete quasi in modo ossessivo: «Mangiate, bevete, questo dovete fare». Ed è per questo che sulla mensa abbiamo preparato i segni del pane, i segni dell'uva e poi le ostie con il calice,
il messalino che rappresenta la parola del Signore e le ampolline con l'acqua e il vino sono i simboli dell'Eucarestia, perché Gesù con questa domenica, oltre che a parlare di sé come parola di vita eterna, parla di sé come dono eucaristico, come carne da mangiare, come sangue da bere. Come era successo già per l'esempio della parola, così succede a maggior ragione oggi. I suoi ascoltatori si scandalizzano, capiscono bene quello che il Signore vuole dire, lo ripeto, ma proprio per questo si scandalizzano. Tu sei il figlio di Giuseppe, sei il figlio di Maria, vieni da Nazareth, di te sappiamo tutto. Come puoi dire di venire da Dio e di poterci dare la vita stessa di Dio? Ma Gesù non recede dal suo insegnamento. Gesù continua a dirci questa cosa fondamentale: dovete mangiare di me, dovete bere di me. Anche il nostro rapporto con l'Eucarestia, come ci ha insegnato il Concilio Vaticano II e tutto il Magistero della Chiesa a seguire, deve essere basato soprattutto su questo. Se Gesù parla di mangiare e bere, la prima cosa che noi dobbiamo pensare nei confronti dell'Eucarestia è mangiare e bere. Non semplicemente adorare, fare la visita al Santissimo Sacramento, le 40 ore, l'ora di guardia, tutte devozioni santissime, fanno bene alla nostra vita spirituale, ci permettono di riposare nel Signore, ma prima di tutto l'Eucarestia deve essere mangiare e bere. È proprio per questo che i martiri di Abitene nel IV secolo, a coloro che gli dicevano «Non andate più a messa la domenica, non celebrate più l'Eucarestia e avrete salva la vita», risposero «Senza la domenica, senza l'Eucarestia, noi non possiamo vivere, perché senza l'Eucarestia noi non vivremmo più, vegeteremmo, la nostra vita non avrebbe più significato». E allora è interessante notare che nel Salmo responsoriale di oggi c'è una domanda: chi desidera la vita? È una domanda alla quale tutti possiamo rispondere: io. Ciascuno di noi desidera la vita e la desidera in pienezza. Gesù ci dice: scegliete me, perché ci sono tanti pasti a disposizione, ma alcuni di essi sono avvelenati, sono tossici. Se voi non scegliete bene a quale tavola andarvi a sedere, quali cibi, quali bevande assumere, voi correte il rischio di fare delle scelte contro di voi, contro la vita, contro la gioia, contro la realizzazione, contro la riuscita della vostra esistenza. Del resto è famosissima la prima pagina della Genesi al capitolo 3, quando Adamo ed Eva vedono il frutto di cui il Signore aveva detto di non mangiare, lo trovano bello a vedere, buono a mangiarsi e lo prendono. Quel frutto mangiato contro il comando del Signore apre loro gli occhi, ma apre loro gli occhi sulla loro fragilità, sulla inconsistenza delle loro scelte, sul fatto che avevano intrapreso una strada sbagliata. Ma il Signore è fedele alle sue promesse. Ha ripreso Adamo ed Eva andandoli a cercare. Adamo, dove sei? E fa così con ciascuno di noi. E ci prepara Lui il miglior banchetto possibile. Ce lo dice la prima lettura della messa di oggi, quando la sapienza di Dio, raffigurata come una signora bella e buona, imbandisce una tavola e invita le persone ad andare a mangiare da lei. Oggi questo invito è per me, è per voi, fratelli e sorelle. Accogliamo l'invito della sapienza di Dio, accogliamo l'invito di Gesù e nutriamoci della mensa che la sapienza di Dio, che il Signore Gesù preparano per noi. Noi, attraverso il nutrimento che Gesù ci offre,
Facendo nostra la persona di Gesù, rimaniamo in Lui. Un verbo molto importante nel Vangelo di San Giovanni. Esso, il verbo rimanere, ci fa pensare all'immagine della vite e dei tralci. Chi rimane in me, dice il Signore, è come il tralcio unito alla vite. E questo significa che fra la vite e il tralcio scorre la stessa linfa. Fra noi e Gesù scorre la stessa linfa, scorre la stessa vita. Noi abbiamo la vita dell'Eterno perché nelle nostre vene, se diciamo sì alla proposta d'amore del Signore, scorre la stessa vita di Gesù. Questo è il regalo che nel pieno di questa estate il Signore oggi ci offre. Diciamo il nostro sì al Signore che ci offre il suo corpo, la sua persona come cibo e accogliamolo nella nostra vita. Mangiamolo, mastichiamolo, sminuzziamolo, non perdiamo di esso nemmeno una briciola. E la vita dell'Eterno non ci abbandonerà. Troveremo la gioia e la felicità della nostra esistenza. Buona estate.